Ben ritrovati sulla nostra Digital Bench, benvenuti. Sono con Anna Di Giuseppe. Esatto, Digital Bench Di Giuseppe. Ah, vedi che abbiamo subito trovato una connessione. Quindi io non ve la presento, lascio che sia Anna che presenta, diciamo, se stessa al pubblico di Digital Bench. Sì, io ho svolto l'attività di dottore commercialista per tanti anni. Sono stata CFO di fatto di molte aziende. E quindi, in quanto amministrativa, ho incontrato non pochi conflitti nella mia vita. E sai cosa c'è? Non è che va tanto bene vivere nel conflitto. No. Ok. Col senno del poi uno scopre che in realtà bisogna essere felici anche sul lavoro. Assolutamente non solo sì. Noi, ma anche gli altri. Okay, ok, i nostri collaboratori, i nostri stakeholders, come si chiamano, quindi dipendenti, fornitori, azionisti, certo. Consiglio di amministrazione, e quindi che si fa? Quindi che si fa, esatto. Allora mi verrebbe da condividere con te, Anna, ma si possono unire i numeri con le persone? Assolutamente, cioè, sì. Come facciamo? Come facciamo? Dobbiamo mettere un più, un positivo, vicino alle nostre... ai nostri lavori. Dobbiamo essere lavorare in termini di positività, perché quando si lavora con gioia, sì, e con felicità, e facendo riferimento ai nostri talenti e non soltanto le nostre competenze, la giornata fluisce più velocemente e riusciamo anche a interagire meglio con il prossimo, con i nostri colleghi. Quindi, Ti torna? Assolutamente sì, nel senso che la possibilità di attingere i nostri talenti, mi stai dicendo, ci permette di sviluppare positività. Assolutamente. Quindi di andare sì, al di là del numero, ma di spostare il nostro focus anche sulle persone. Cioè, magari esatto, tu li hai chiamati stakeholder, no? Esatto. Sono tutte le persone che hanno, diciamo, tra virgolette, degli interessi nell'azienda. Esatto, perché se noi riusciamo a far contenti i nostri clienti, l'azienda va meglio. Se riusciamo ad avere dei fornitori che sono nostri partner e non soltanto fornitori di beni e servizi, magari riescono a darci quel qualcosa in più che fanno la differenza sul nostro prodotto, sul nostro servizio. I nostri dipendenti, se invece di stare lì a buttar giù la penna, sono contenti di star lì. Perché? Perché si sentono motivati, perché si sentono apprezzati, perché sentono di mettere a frutto le loro capacità. E perché? Perché le loro capacità, i loro talenti sono naturali, sono innati, e quindi non si fa fatica a svolgere un lavoro mettendo a frutto i talenti. Altro è mettere a frutto le competenze magari acquisite con grande fatica, metterle poi a frutto nel day by day. Bene, bene, quindi... Anna, mi piacciono questi concetti, perché quando me li stai dicendo... Io capisco anche la visione non solo di Positive CFO, ma anche di imprenditore, cioè di imprenditore positivo che c'è in te. Assolutamente, no? Oh, sì. Mi arriva questo, diciamo, messaggio di un imprenditore felice, come posso dire, cioè di un imprenditore che diffonde, che vede anche l'azienda come strumento per diffondere positività nel contesto sociale in cui è inserito. Assolutamente sì, perché partendo da un CFO positivo o da un HR positivo si può creare nelle aziende quell'atmosfera. Almeno cominciare anche solo da un singolo reparto, che consenta poi agli altri di vedere quanto si sta bene a lavorare in quel modo, e quindi diffondere la positività e il concetto di organizzazione positiva in tutta la realtà. Bene, Anna, ok. Ti torna? Assolutamente sì, anzi io ti inviterei alla prossima Digital Bench, sì? Dove mi piacerebbe parlare di leadership positiva. Cosa dici? Il bilinguismo organizzativo, magari, dai, spoileriamo qualcosa che può succedere anche nelle prossime puntate. Per cui ringrazio Anna e grazie, dai, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ok, grazie. Ciao. Ciao.